Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi del mio nuovo triple screen che avete sicuramente visto nel mio ultimo video in cui parlavamo di Assetto Corsa Competizione che uscirà questo mercoledì, e questo lo sapete. Allora, prima di iniziare vorrei fare una piccola precisazione in merito a che cosa, perché un triple screen, visto che avevo detto che la realtà virtuale era meglio, perché lì si parlava di giochi, quindi cosa è più coinvolgente, cosa è più pratico, eccetera, eccetera, quindi non c'entra nulla in merito a un confronto tra realtà virtuale e triple screen. Qui si tratta solo di presentare quello che ho acquistato, cosa vale e perché magari ho fatto questa scelta. Quindi non ditemi, ah Fabri, tu mi avevi detto che non serve a niente, ragazzi, ve l'ho detto. Allora, perché un triple screen? Scelta personale, perché ad oggi il canale YouTube si è evoluto in un modo diverso, non è la mia prima scelta, però è anche bene dirlo, oggi faccio le live, a quanto pare sembrano piacere, e quindi avere più informazioni su più schermi è molto importante per fare un commento, insomma, abbastanza interessante. Quindi è bene avere il programma per fare la live, monitorare quello che succede, poter rispondere alla chat, avere le informazioni sul circuito, i tempi, eccetera, eccetera, in modo tale da non ingombrare troppo quello che succede in gara, in modo tale che lo spettatore sia interessato a quello che sta succedendo in pista, avere qualche informazione e io poter commentare insieme a chi mi accompagna solitamente, Luca Lazzarato e Alessandro De Luca, che saluto, e diciamo che nel mio lavoro personale può sicuramente darmi vantaggio in termini di ottimizzazione appunto del mio tempo. Vi faccio un esempio sempre legato al canale SimDrivers: quando si fa video editing, avere tre schermi può essere davvero di aiuto, perché non bisogna, se io ho bisogno di andare a reperire delle immagini o fare qualcos'altro o creare degli effetti o quello che è, non devo ogni volta ridurre la finestra, insomma, del lavoro, posso muovermi su due schermi. Ma potrei dirvi tantissime altre cose, ma questo penso sia un esempio che possa spiegare bene che utilità porta appunto un triple screen. Ovviamente non l'ho preso solo per una questione di lavoro o di dire io ho tre schermi, l'ho preso anche per il gioco, ragazzi, perché ce l'ho ormai, lo sfrutto anche. Ovviamente, ragazzi, avere una risoluzione da 5760x1080 in Full HD e poterci giocare, cioè, è bello, no? Quindi mi sono fatto piacere anche in questo senso qua, cioè unisco l'utile al dilettevole. E in più, se ci aggiungete che l'ho preso in offerta e li ho pagati i tre a 500 euro con le spese di spedizione comprese, insomma era un'offerta che non potevo rifiutare, capito? E quindi di conseguenza sono saltato su questa occasione qua e ho detto ne approfitto. Oltretutto avevo preso la postazione tale per poter ospitare tre monitor e quindi mi è sembrato il caso. Torniamo sui monitor. Allora, sono dei G-Master della Yama, una marca che probabilmente non conoscete, perché è molto conosciuta in Francia, o magari la conoscete. Sono dei Black Hawk e sono FreeSync, quindi sono più per AMD, anche se io ho una Nvidia, e il suo modello è il G2730HSU, che vuol dire che sono dei G-Master da 27 pollici e sono 75 Hz per monitor. E qua mi potreste dire, ma Fabri, perché non l'hai preso i 144 Hz? Perché il prezzo, qui è solo una questione di prezzo, era molto più elevato. Poi onestamente nel gaming 75 Hz sono una bella frequenza di aggiornamento e in più sono un millisecondo di risposta, quindi sono degli schermi che sono di tutto rispetto. Hanno, diciamo, un colore, una profondità di colore che è molto interessante. Io non so se riuscite un po' a vedere questo wallpaper che si fa vedere in questa ampiezza qua e questa profondità. Hanno tutte le regolazioni che i moderni monitor per PC offrono oggi. Cosa aggiungere? Che li ho presi anche perché hanno i bordi fini. Diciamo che la separazione tra un monitor e un altro è veramente piccola e quindi di conseguenza è meno fastidioso avere queste due righe in mezzo che potrebbero sembrare fastidiose, ma in realtà mi sono reso conto da solo che non danno assolutamente fastidio. L'occhio lo integra tranquillamente senza neanche rendersi conto, perché soprattutto quando siete in azione, che state giocando, guidando, quello che è, non si nota assolutamente.
Per tornare al discorso dei 75 Hz, ho anche tenuto conto della mia attuale configurazione e delle sue capacità. Far girare 5760x1080 un gioco come Assetto Corsa con le impostazioni massime grafiche, devo dire che arranca un poco, cioè nel senso che mi girava 53 frame per secondo, quindi 75 Hz. Sono anche troppo rispetto a quello che riesce a fare. Quindi mi sono detto che è inutile prendere un 144 Hz che mi costa il triplo, non ne vedo l'utilità attualmente, quindi la mia configurazione mi permette questo. Il giorno in cui avrò una 1080, ve lo garantisco, ragazzi, mi tengo lo stesso questi schermi qui e girerà probabilmente a 75 frame per secondo, che vanno benissimo, questo per quanto mi riguarda. E sono compatibili comunque con la funzione surround di Nvidia, funziona perfettamente, non ho trovato nessun tipo di problema, anzi, sono anzi contentissimo. Hanno la possibilità di essere clonati oppure di estendere il desktop, cioè un normale triple screen. L'unica cosa che trovo un po' fastidioso, e questo non è legato alla qualità o alla marca dei monitor, è il fatto che su alcuni giochi di guida, purtroppo, allineare le immagini a volte diventa un po' scocciante, anche se le configurazioni si fanno una sola volta. Almeno a 7 Hz è così, è l'unica cosa che è un po' così, perché bisogna allineare, dare l'angolo tra uno schermo e l'altro, la distanza, insomma, bisogna dire al computer che configurazione, fisica si ha perché lui possa elaborare e dividere le tre immagini sul monitor. E altra cosa da dire, e questo è un pelino negativo, è che questa marca qui, la Yamaha, solitamente offre degli schermi che hanno un braccio dietro che sostiene appunto il monitor, che dà la possibilità di girare praticamente a 360 gradi questo monitor, di poter alzare e abbassare appunto il monitor. Purtroppo in questi qua, lo sapevo, non c'è, e quindi hanno una posizione fissa. Ovviamente si possono inclinare, però è un peccato perché era una funzionalità del mio monitor precedente che era a 144 Hz ed era sempre un Yamaha, che trovavo figo perché si poteva alzare e abbassare e girare un po' come si voleva. Non importa perché si adattano perfettamente a quella che è la mia configurazione, quindi li ho giusto appoggiati e neanche ho dovuto rialzarli, ok, quindi per me vanno benissimo. Quindi c'è questa peculiarità di questo G-Master G2730HSU. Sono dei monitor molto stabili, hanno i bordi fini, hanno il FreeSync. Ragazzi, io non so cosa dirvi, tempo di risposta un millisecondo. Penso che non c'è nulla da dire. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, per quanto riguarda il montaggio, assolutamente molto semplice: si appoggiano su una base in cui si vuole appunto mettere il monitor, si collegano il port display, l'HDMI o il DV, quello che volete, e si collegano alla scheda e quindi il cavo di alimentazione. Ragazzi, non è che è difficile, e si allineano un po' come si vogliono. Sono dei monitor che sono, se potrei aggiungere, classe A+. Quindi consumano poco, e per quanto mi riguarda, devo dire che sono stato sorpreso comunque dal fatto che giocando sono dei monitor che offrono davvero tanto. Ora, non solo questo, anche un altro triple screen mi avrebbe offerto tanto in termini di coinvolgimento, comunque di sensazioni piacevole, soprattutto alla guida. Dovrò testarli con altri giochi, ragazzi, magari vi saprò dire. Un piccolo appunto, probabilmente ho scelto un diametro forse troppo importante rispetto a quella che è la mia configurazione. Come dicevo, sono dei 27 pollici, avrei probabilmente dovuto prendere 24, ma ho voluto meglio esagerare. Non si sa mai nella vita che avrò una postazione più grande, ma comunque va benissimo, mi sono adattato e sono veramente contento di questa configurazione triple screen. Quindi, per venire alle conclusioni, onestamente, ragazzi, se vi devo consigliare, se avete le possibilità e il posto di poter prendere un triple screen, ovviamente è qualcosa che assolutamente potrei consigliare, come potrei consigliare anche un casco di realtà virtuale. Bene, ragazzi, penso di aver detto un po' tutto rispetto alla configurazione triple screen. Magari, chissà, potrei integrare con un altro video le future impressioni o esperienze che io possa fare su un triple screen, visto che adesso ce l'ho veramente a casa. Come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto, pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento, sarà per me un onore e un piacere potervi rispondere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo venerdì alle 21
per la live della prima gara del nuovissimo campionato organizzato da Sim Drivers Ferrari 488 GT3. Sarò in compagnia di Luca Lazzarato e magari anche di Alex De Luca, probabilmente in un'altra gara, e Maurizio, che mi aveva chiesto di commentare insieme a me, che saluto affettuosamente i tre. Alle 21 commenteremo appunto la prima gara di questo bel campionato. Saremo a Varano, quindi vi aspetto numerosi, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Da Fabrizio è tutto.